Oggi per Piera è la vigilia di una giornata molto speciale. Mi sto preparando per partecipare all'esame di abilitazione alla professione di avvocato. Ci saranno 3 giorni di prove. La prima giornata sarà il parere di civile, la seconda il parere di penale, la terza sarà un atto. Stamattina mi aspetta una prova, una delle mie tante prove della vita. Praticamente inizia l'esame di abilitazione ad avvocato. Sono molto nervosa perché l'anno scorso c'era l'incoscienza, perché l'ho provato l'anno scorso ma è andato male, cioè non ho superato gli iscritti, perché ormai è diventata una prova molto pesante e difficile. Partiamo ora da Calascibetta con una mia collega e andiamo a Caltanissetta, perché gli esami si fanno alla Corte di Appello di Caltanissetta. Quest'anno è 50-50, 50 alla fortuna destinata e 50 alla mia abilità. È importante perché se mi abilito praticamente posso fare l'avvocato, ma vabbè, non posso esercitare la professione libera perché sono un'impiegata comunale e quindi diciamo che mi diversificherei a livello di professione. Potrei fare anche l'avvocato per alcune controversie, diciamo, di piccola entità. È stato sempre il mio sogno, solo che ci sono le priorità dei tuoi desideri e le priorità di quello che succede nella tua vita, nel senso che siccome è meglio il lavoro sicuro, tra virgolette, che l'incertezza del futuro, cioè dopo questa laurea, dopo l'abilitazione. Ciao Laura! Buongiorno. Come stai? Bene. Come ti senti? Bene, si fa per dire. Come ti senti? Agitata. Penso che ci vorrà una fortuna pari al 100%. Siamo 286, praticamente siamo quasi il doppio dell'anno scorso, quindi siamo i 100 dell'anno scorso, più la media ponderale che è quella dei 160 ogni anno, capito? E quindi siamo 280. E se passiamo all'esame non possiamo neanche festeggiare perché ci dobbiamo mettere sotto a studiare. Cioè, nel senso che siccome lo sapremo verso maggio, io mi procrastino tutta l'estate. Eh? Sicuramente. Conviene che andiamo a prenotarci prima e poi scendiamo i codici, va bene? Speriamo che non ci sia troppa fila. Dov'è l'ele? Ah, la penna sì, ce l'ho. Nervosa, però speranzosa che mi arrivi un colpo di fortuna. Quella che dice la mia amica non deve essere al 50, al 70%. Non so se farò farò la terza volta, perché è troppo stressante. E poi capita sempre sotto Natale, e quindi già è il secondo anno che non mi posso godere il periodo di Natale con serenità.